Siamo all'isola di San Servolo. Oggi si inaugura la 59esima Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. E qui ci sono le tue opere, c'è la tua installazione che hai voluto titolare Viaggio al termine della notte. C'è pubblico in gran folla, sono tutti qui ad ammirare la tua installazione esterna, poi più tardi entreremo a far vedere ancora qualcosa d'altro. Io sono ammiratissimo, te lo confesso, qui ora non ci siamo detti nulla prima che si accendessero le telecamere. Grazie Willy, grazie tantissimo. Beh, una grande emozione, questa è una biennale, come ho già detto, in un'altra occasione storica, perché è la prima guidata da una donna italiana. Poi è storico il momento perché c'è una transizione, c'è un'evidenza di cose nel mondo che viviamo, c'è bisogno di una riflessione attorno all'uomo, alla centralità del suo ruolo, al fatto che abbiamo la possibilità veramente, a istanti, di liberarci da un certo mondo, un mondo di volontà di potenza, di avidità, e cercare di guardare alla realtà della vita, che è breve, fuggevole e misteriosa, e interrogarci un po'. E questa occasione è straordinaria, è anche l'occasione per un nuovo lavoro su metallo che può stare all'esterno, può stare in mezzo alla natura, e è una cosa nuova. Viaggio al termine della notte. Dopo la notte c'è la luce, c'è l'alba, è il tuo lavoro da sempre. È questo, è la prima volta che rubo a un grande letterato come Céline, lasciandogli però purtroppo storicamente la sua disperazione. Io credo nella speranza, l'uomo è qui per una grande occasione che è la vita, e il buio è la condizione, il mistero, il non conoscere, la notte, ma come hai detto tu, poi segue naturalmente il giorno e ci sono momenti di illuminazione, di grazia, di bellezza, basta alzare gli occhi verso il cielo, verso gli alberi, guardarsi, insomma, scoprire veramente, ritornare alla vita, ritornare al sorriso. La gente non sorride abbastanza. Quanti nel tuo buio non riescono a vedere luce, secondo me forse oggi è un inizio. Dalla Biennale di Venezia, da questa installazione di Lorenzo Puglisi, inizieranno a vederla quella luce. E dirlo di questi tempi, tempi un po' bui, è vero, un po' cupi, secondo me è un raggio di luce, in senso di speranza. Ti faccio veramente i complimenti con il cuore. Grazie Willy, grazie, grazie a tutti, grazie. Andiamo a vedere il crocifisso, compagno. Assolutamente. Eccoci davanti all'opera della tua corposa installazione qui a San Servolo, che è già diventata davvero famosa. Prima di questa giornata inaugurale io ti ho visto su varie testate nazionali, TG2, Sky TG24, uscito un bell'articolo sul Corriere della Sera, La Lettura, per non dire di tutto il resto, e di questo si parla molto. La tua crocefissione chiusa in una gabbia. È un simbolo forte che mi aspettava, perché la gabbia era qua. E quando sono entrato all'isola di San Servolo c'è una grande scultura di Arnaldo Pomodoro Bianca, molto particolare. Sì. Si entra in questo meraviglioso giardino e questa è una voliera, credo che abbia qualche anno. Questo tetto quasi parigino mi ha chiamato. Il crocefisso, il Cristo che soffre per rinascere e per dare vita nuova a chi crede, è una voliera in cui gli animali che sono qui attorno a noi vengono chiusi. Perdono la libertà. E il senso però un oggetto, è un po' quello. Un oggetto drammatico per quanto mi riguarda. Quello. Non è solo una questione cristiana, è una questione molto più antica, perché la croce è comunque un simbolo straordinario e c'è questo incrocio tra due mondi, il mondo orizzontale della vita come la conosciamo, e questi istanti invece di verticalità, di ascolto, dove appunto qualcosa di nuovo si può aprire e gli occhi stessi dell'uomo si possono aprire sulla realtà, che non deve necessariamente piacere, è fatta anche di vizi, di problemi, di grandi limiti, ma è l'unico modo per poter crescere e vivere è stare di fronte, vedere questi limiti e cercare di accettarli. Qui oggi, in questa biennale, ci sono artisti importantissimi. Assolutamente, da Anish Kapoor, Ansem Kiefer, ho conosciuto ieri, ho incontrato Ansem Kiefer. Allora, tu sei giovane rispetto ad alcuni tra questi mostri sacri. Assolutamente. Per un artista così giovane, bambino, la Biennale di Venezia è un punto d'arrivo, un traguardo. A me sembra quasi
che per te possa diventare invece un inizio. Per me è assolutamente solo un inizio, è un inizio per cominciare un nuovo percorso, è sempre così. A ogni progetto che trova compimento si ricomincia di nuovo. Il viaggio al termine della notte è una legge, c'è la notte, c'è il giorno e poi ancora la notte, il giorno. E il respiro entra e esce. E noi facciamo, crediamo di aver trovato e poi ci accorgiamo che no e si ricomincia. Da qui anche la reiterazione dei miei soggetti. Io credo che il lavoro debba essere scavato e non c'è una fine, o almeno io non la vedo nel mio lavoro. Credo che il margine di miglioramento sia enorme e dunque insisto. Beh, insomma, il fatto di aver portato la pittura fuori è un altro passo veramente importante, perché dal chiuso di una stanza, dalla staticità di una parete, certo, tu hai portato la tua straordinaria pittura dove siamo noi, fra gli alberi, nella natura, nei giardini, alla luce viva e al contatto delle persone che, guarda quante, verranno a visitare la tua prima Biennale di Venezia. Stupendo, grazie Willy, grazie, sei sempre generoso, grazie.